Allora, questo bambino robot ha un'erezione in corso. È una pubblicità. Come reagisci alla tua prima erezione se non così? Oh mio... Bentrovati signori, bentrovati a voi. A grande richiesta, tornano le pubblicità giapponesi. Vabbè, ho ricevuto parecchi commenti, tipo quando rifai le pubblicità giapponesi, perché beh, innanzitutto tu stai parlando con Electric. E quindi sì, oggi siamo di nuovo qui riuniti per visionare altre pubblicità folli giapponesi. Oh, si è appena iscritto qualcuno. È Apex, è un nuovo polletto. Benvenuto Apex. Forse devo togliere queste allerte mentre che faccio questi video. Ma no, sono carine. Beh, bando alle ciance, iniziamo. Ah, qui sta un tizio in bicicletta o un triciclo che è... Oh, che panza. Oh, ma questi sono i nuovi Power Rangers giapponesi. Ma sono una figata. Ma dove sono? Io li voglio vedere. Ah, stanno bevendo qualcosa. Oh, che panza gigante che c'ha quel tipo. Oh, ma questa non è giapponese la ragazza. E questa è europea, eh. O americana, insomma. Comunque sia, non è orientale. Attenzione! Oh mio Dio, ma sono dei mostri per lei. Maru Uma! Ah, quindi era una zuppetta già pronta. Bella, c'è sta quelli che spara. Mmm. Che culetto, ti sei arrossato tutto. Yeah. Jerry Beats! Jerry Beats! Che c'entrano con i cellulari questi, non ho capito. È un gioco perché? Oh, che c'è che non va con la mamma? Wow, a me farebbe paura se mia mamma si muove in quel modo poi. No, attenzione, la mamma è posseduta. E anche la figlia adesso. Tutti posseduti. Wee, that's what I'm talking about. Wee, woohoo. Oh yeah, that's what I like that move, baby. Yeah, com'è che fa così? Bene, degli scarafaggi, degli uomini scarafaggi abbiamo. Bellissimi loro. Yo! E lei ovviamente ha l'arma giusta per combatterli, mica scherziamo. Attenzione, come sono sincronizzate queste. E dico, c'era la pubblicità? Ma che so, tipo delle trappole per scarafaggi, oh. Ma te rendi conto? Altro che spruzzi roba varia. Questa è una trappola per scarafaggi. Così dopo, quando ne hai catturati un po', tiri fuori, li cucini e te li mangi. Ottima idea. Sono proteine, eh. Oh. Questo ho capito tutto, eh. Big boobies, yay. Altre boobies, yay. Tu sì che hai capito tutto. Oh, boobies, boobies. Era la pubblicità di un gioco, Tales Weaver. E questo è Tales Weaver, ce lo sta spiegando quello di MMO Hunt. Oh, è un action RPG, eh. Ma guarda lì che te puoi equipaggiare le cose. Ma che è? Tales Weaver, oh, ma ora me lo devo comprare questo. Lo devo scaricare, che devo fare? Ce devo giocare però. Sono partiti i mostri. Cristo. Ah, questa che state per vedere, da quello che ho letto, ma non ne sono sicuro, internet è pieno di baggianate anche. Questi dovrebbero essere i cioccolatini, il cui nome e il cui verso ha ispirato la creazione del Chocobo The Final Fantasy, capito? Mica ciaspole. Oh, vediamola. Cue, cue, Chocoboru, Chocoboru. Cue, 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 Chocoboru, Chocoboru. Oh, quella faccia, guarda. Guardate la faccia. È diventato serio, di botto. Guardate che faccia. Che faccia, signori. Ma io ti sposerei soltanto perché almeno quando mi sveglio vedo quella faccia. E guardate quello dietro. Chocobare! Il cucchiaio perfetto, signori. Ma c'è un cattivo che tira tanti altri cucchiai. Adesso ti dice, trovalo adesso. Il cucchiaio perfetto. Ah, t'ho inculato, zozzo. Oh, ma cosa? Ma è quello di Men in Black. Ma che ci fai lì? Ma è l'attore di Men in Black. Ha tirato un missile di gesso. Calma tutti. Ma che c'hai, i poteri speciali? Ma che cos'è, un film? Una serie? Cos'è? Che cos'è? Ma no, è una pubblicità. Boss. Boss Coffee! Andiamo un po' a cercare su internet se si trova questa Boss Coffee. Boss Coffee. Ah, si trova, ma c'ha solo 3,5 stelle. E mica va bene. Sta le lattine, una lattina di caffè. Ma te rendi conto? Io non so se ce la farai a bere. Una pubblicità anime. Cappuccetto Rosso, dov'è Cappuccetto Rosso? A parte che non me la ricordavo giapponese, mezzo orientale. Oh, attenzione Cappuccetto Rosso, ci sono degli animali pericolosi che ti seguono.
e che ballano con te. Ok, va bene. Wow, c'hanno le tette. Big boobies per gli animali. Oh, big balls. Wow. Allora, se tu vedi un procione con certe palle così, no? Come reagisci? Wow. Oh sì, dammela, ti prego, dai, mi hai fatto aspettare una vita, dammela, dai, su, me l'hai fatta sentire, me l'hai fatta annusare, mo dammela. Il cane non vuole che me la dai, eh. Che vuole sto cane? Io mi paro. Che fa? No. Erano finte le boobies. Mi hai fregato. Si sta lavando. Ehi. Ehi. Mi ami ancora? La vuoi ancora? Sì che la voglio. Sei eccitato ancora di più. Wow, che diavolo è? Ma che è la pasta per fare la pizza? Ah no, per fare gli spaghetti, che stai a fare? I migliori spaghetti del mondo, zio. Questi sono i più potenti. Non li trovi in altre parti, questi spaghetti. Questi bicipiti. Ma che stai a scherzare, oh? Guarda lì, guarda che spaghetti. Te l'ho fatti io a mano, Mister Muscolo, Cristo. Oh, sugoi. Wow, attenzione. È un androide. Oh, quanto sei brutto, zio. No, mi devo mettere seduta proprio vicino a te. Ma che fa? Lui già si sta immaginando me la sposo. Oh mio Dio, ma che è? No, calma. Calma tutti. Oh mio Dio. Oh. Allora, questo bambino robot ha un'erezione in corso. È una pubblicità. Ma tu ti immagini qui in Italia che parte la pubblicità di un bambino che ce l'ha dritto? Ma ti immagini il macello che succede? Come reagisci alla tua prima erezione se non... Così! Oh mio Dio! A parte che non ce l'hai tanto grande, zio. Perché, sai, i giapponesi c'hanno, no? La robetta piccola. Però, Cristo, che pubblicità assurda. Kirin, non c'è! E lo tira fuori. Ah, questa in realtà mi sembra una pubblicità figa. Sì, sì, è una pubblicità figa questa. Non si può dire nient'altro. Oh, attenzione, eh. Questo è giapponese, non c'ha la faccia da giapponese. Questo si chiama... è Big Man, attenzione. Guarda i cattivi. Big Man, te lo fa vedere e t'ammazza, eh. Perché Big... oh mio Dio! Avete capito perché Big? C'è la Big. Allora, Big, t'ammazzo tutto. Beh, tira fuori, no? È chiaro, no? È facile. Anch'io potrei essere Big Man. Non so se mi spiego. Oh, questa è... è un uomo... occhio. Un I-Man. È così che si è innamorato. Guarda come si è aperto l'occhio. Oh, calma. Quante mani. Attenzione. Oh. Ma tu pensa, io ci starei con una così tante mani. Mi sa che mi pago tutte quelle mani. Chocoboru. Boru, Chocoboru. Chocoboru. Cue, cue. Chocoboru, Chocoboru, Chocoboru. Chocoboru. Oh, questo c'ha la coda. Attenzione, eh. Quello sta lì tipo, che palle, sempre con sta coda. Che palle. Mamma mia, sti Saiyan, io non li capisco proprio sti Saiyan, sì. Che sta coda non si sta mai buona. Scodinzola sempre. A me questa pubblicità della chiavetta USB, un po' controversa, un po' ambigua. Guardate come si infila questa chiavetta USB. Attenzione, a me mi sembra un po' al limite dell'ambiguità, no? Che dire, vabbè, prima abbiamo visto un bambino con l'uccello dritto, quindi questo è niente. Che fa? Accende pure le sigarette. Ma accende pure le sigarette perché in Giappone ancora si fuma molto, vero? C'è una chiavetta USB che chiavetta USB e accende le paglie. Cioè ti accendi le sigarette. USB! DGG. Guarda, ma io non penso che ci siano ancora pubblicità che incentivano il fumo. Spero. Oh, che belli, tanti giapponesi col naso lungo. Come piace a noi. Guarda come annusano. La magia, l'uccellino. Annusano l'uccellino, pensa. Altra frase ambigua. Oh yeah, that's what I'm talking about. Oh yeah. Guardate che immagine. Che immagine. Mwah, magica. Guardate quelle boobies come si vedono bene sempre lì in quel buchetto lì. Amazing. Poi la pubblicità di Star Wars. Che sta a fare? Cioè Yoda che sta cucinando qualcosa? Boil Japan. Cup Noodle, anche loro. Yes. Cup Noodle 15. No, questo non è. Belle le pubblicità anime. Quanto ci piacciono le pubblicità anime. Tanto. È bellissima. Ecco una pubblicità di Attack on Titan mischiata a... cos'era quello? Cosa sei tu? Oh, se lo magna! Zan! Magnatelo! Beh, penso che per oggi abbiamo raggiunto il tempo limite, se no mi viene un video troppo lungo, zio. Io spero che come al solito vi siate divertiti e queste pubblicità giapponesi abbiano fatto il caso vostro. E se così è, beh, non scordate di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su, perché io ho bisogno di amore.
Amatemi, vi prego. Inoltre, devo dare altri nomi ai personaggi di Daisea davvero strani. Quindi, se volete, suggeritemeli qui sotto. Sarebbe fantastico, perché ho finito le idee. E ricordatevi che questo era Electric.